La guerra ha avuto un'evoluzione significativa in termini dimensionali. La guerra è cambiata nel modo di farla e nelle motivazioni. Più che altro sono cambiate gli stimoli alla guerra. La guerra è una delle cose più difficili da definire, oggi in particolare. Noi siamo ancora abituati a classificare la guerra dal 15 al 18, dal 40 al 45. Noi abbiamo una guerra che non sappiamo quando è cominciata, ma soprattutto, e questa è la cosa più grave, non sapremo mai se finirà, non quando finirà. E forse la guerra del futuro sarà una guerra non di militari, ci saranno sempre i militari, però probabilmente sarà sempre più invisibile. Cioè, il nemico lo devi prendere e trasformarlo in un consumatore dei tuoi prodotti. Non ucciderlo. È troppo facile uccidere il nemico. Quante volte siamo in guerra con qualcuno, non necessariamente dichiarata. La differenza tra la guerra di tutti i giorni e la guerra quella di una volta, quella convenzionale, che c'era qualcuno che diceva all'altro, come il gong su un ring, comincia materialmente l'incontro. La guerra ha avuto un'evoluzione significativa in termini dimensionali. Noi abbiamo avuto una guerra bidimensionale per tantissimi anni, per secoli, per millenni. Si combatteva sulla terra e si combatteva sul mare. Il primo ostacolo abbiamo avuto in termini di evoluzione, analogamente a quanto può accadere con l'essere umano, quando a un certo punto assume una posizione retta. E la posizione retta nella guerra è la verticalizzazione del conflitto. Ci troviamo di fronte alla scoperta dell'arma aerea e quindi la possibilità di capovolgere materialmente le dinamiche. Una volta la gente partiva per la guerra, perché la guerra si andava a combattere come oggi si può giocare una partita di calcio allo stadio. Adesso, infatti, giochiamo a pallone per strada e quindi la guerra è diffusa. Quindi quando c'è stata la verticalizzazione del conflitto, vale a dire quando abbiamo scoperto che un aereo poteva modificare il modo di confrontarsi con l'avversario, si è scoperto tragicamente che il civile, che prima era soltanto quello che pativa la perdita di una persona cara che era andata al fronte, diventava soggetto coinvolto. La guerra ormai non è più un'eccezione, perché si è familiarizzata perdendo tutte quelle che erano le ritualità che le tenevano lontane dai civili, insomma dai non militari. Quindi forse la guerra del futuro sarà una guerra non di militari, ci saranno sempre i militari, però probabilmente sarà sempre più invisibile. Non abbiamo bisogno di aspettare Sarajevo e qualcuno che si avvicina alla macchina e fa fuoco. Basta un soggetto che faccia click con un mouse, che sia capace di dare, tra virgolette, il primo degli impulsi e innescare come se fosse un piccolo colpo dato con le dita su una catena di domino che vanno a piegarsi l'un l'altro fino a stendere un'intera formazione di pezzi che compongono materialmente la catena di funzionamento. Energia, pensiamo alla sanità, pensiamo alla finanza, pensiamo alle comunicazioni. Si fa presto e pensiamo ai trasporti. In un attimo si riesce a fermare un intero pianeta.